Ciao, salve a tutti. Guardate che bellezza adesso la fioritura. Loro vabbè, sono al massimo del raccolto, anche la fioritura che hanno è straordinaria. Questa è una varietà di trifoglio. È una varietà di trifoglio che fa questa fioritura gialla così. Guardate, pieno di fioritura. Adesso vado a visitare loro. Bellissima colonia. Loro hanno una regina nuova, rinnovata. Ho fermato la madre. Uccello che gli ho dato adesso lo stanno costruendo. Probabile che la regina è fuori in voli di fecondazione. Stesso tempo vado a rimuovere le popoline che hanno. Importazione hanno su tutto il favo. Probabile anche dalla parte opposta a quegli altri due pali, adesso controlliamo. Loro non ha importanza se è vergine, stanno producendo, sono tantissime, ma allo stesso tempo appena arriverà a fecondarsi. Bellissima importazione. Eccola qua, la regina è qua, bellissima lei, ancora non è fecondata, è qui, che la stanno nutrendo, le altre api. Cola subito.
stazione portano anche del miele floccolato vecchio. Esportazione, assume una parte alta, anche al centro palo. Che importazione. Poi altri due dalla parte opposta, loro mi sono scese tutte, sul cielo fanno sempre così. Andate a dire. Poi recuperiamo le altre. Anche l'ultimo di sponda, bellissima importazione, con loro vanno a richiudere, recupero le api che sono scese, è un po' probabile che viene a piovere, questo lo spero, che va a innaffiare tutte queste fioriture che avete visto, qualcosa che è già in atto può andarlo a sciupare, ma annafferà tutto il resto. Grazie.
fammi due di sponda di qua. Stanno producendo anche con la regina vergine, a breve lei si è già fecondata, a breve partirà a covare. Loro sono una colonia straordinaria con melario a 10 favi, bello importante.
favo allargato lo spessore della cinta. Vediamo, probabile che hanno loro bisogno di spazio. Bellissima. E qua giù al centro del favo. Hanno cupolini, hanno nell'area 10, vanno benissimo così. Bellissima importazione. Non li vedo.
ma non è bellissimo, non ho la benché minima idea di sciamare. Su tutti i favi, bellissimi favi di covata, straordinari, il loro stato di salute straordinario. Vuoti. Perché tutto sommato si rimuovono. Covata compatta con un'impostazione interna alla covata che non è proprio compattissima, come vedete porta delle celle aperte che sono loro, le vanno anche a lasciare, non è detto che sono andate poi a ripulirle.
ma le lasciano proprio come spazi proprio per inserirci il nettare e il polline, che le vogliono così. Bellissimo. Perché stanno nascendo scaglionate le covate, quindi anche se si trovano un momento un po' compatte più assieme, ma nascerà prima una, poi un'altra a spirale, a come ha covato la regina, a spirale vanno a nascere, quindi non nascerà tutta assieme. Questa qua compatta, sì. Una facciata nascerà tutta assieme quasi, e l'altra poi dopo. Bellissimo anche questo pavo di covata e scorta. Per loro va bene perché hanno un orario a 10 favi, quindi è più grande. Sponda, è una covata.